oggi la nostra battuta di pesca la impostiamo nella ricerca della ricciola. La ricciola è un pesce pelagico con istinto gregario, diffuso in tutto il Mediterraneo. È un unico fascio di muscoli duri come il ferro, con una spina dorsale robusta e ben dimensionata. Per anni mettevo canne solamente a ricciola. Poi la pesca intensiva, gusti diversi di pesca mi hanno portato ad alternare i metodi. Però ultimamente so che in questa zona, in questo tratto di mare sono arrivate e quindi oggi la nostra battuta proprio nella ricerca della grande ricciola. Insieme al comandante Mazzei abbiamo due nuovi amici. Abbiamo Leonardo, che sarà il giorno del battesimo. Cerchiamo di fargli prendere una ricciola. Team CJL a bordo utilizza canne cordici. Per aumentare le chance di pesca, oltre alla ProLite Wild Series, abbiamo montato una Vastar abbinata a un downrigger e una canna lunga One Way, schierata a 100 metri di distanza dalla poppa. Sigar, e sei protagonista. È un prodotto Colmic Italia S.P.A. Dopo aver visto le canne, ora è il momento di costruire un terminale da trena con il velo. Per legare l'amo trainante utilizziamo un elastico da rubesieno. Per quanto riguarda gli ami, la nostra scelta è ricaduta su un nucleo MR21 nella misura 6/0. Il primo passo da fare è di introdurre l'elastico nell'occhiello dell'amo. Mettiamo il nostro fluorocarbon, iniziamo a fare un nodo a risalire con l'elastico e con dei mezzi colli chiudiamo il tutto. L'elastico, oltre a fermare, è anche una frizione naturale. Una piccola accortezza è di inserire una perlina morbida tra l'amo ferrante e l'amo trainante. L'amo ferrante si unisce al terminale tramite un nodo a risalire. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 5 spire, tiriamo il capo morto. E a questo punto non ci resta altro che innescare un bel calamaro e iniziare la nostra giornata di pesca. Calamaro, e ora andiamo all'innesco. Amo trainante nell'apice del cappello e amo ferrante in questa posizione. Si registra la lunghezza e via in mare. Metodo a fondamento downrigger. Pescando alle ricciole distanziamo l'esca dal piombo di 40 metri. A questo punto monteremo la pinza a sgancio. Inseriamo la lenza madre, due volte la facciamo girare, si chiude e si mette in questo sgancio.
e ora andiamo direttamente sul cavo dell'affondatore. La frizione limite dello slittamento e ora siamo in pesca. La palla abbiamo messa a circa il 70% della profondità. Questa è roba che non capita più, un tempo se ne prendeva, ora sono delle rarità assolute. Ecco. Il Sigar Pink Lebo ha fatto il suo effetto. Ha mangiato, Grande ricciola. Che numero è questa? 1787. E allora Jacopo? Beh, diciamo una giornata di calma e ci siamo allargati su fondali più profondi e il risultato si è visto, una ricciola, una solitaria meravigliosa, un pesce di quelli veramente da ricordare che segnano un'annata di pesca. E con Sergei? Non si imbianca mai. E ora me la metto a nanna. E ora la mettiamo a letto, eh? E come avete potuto vedere, quando meno te l'aspetti, è partito il pesce in diretta. Abbiamo calato l'esca, 2 minuti, strike e pesce a bordo. A questo punto non ci resta che rinnescare e ripartire con la nostra azione di pesca. Un buon calamaro!
E a questo punto diamo a Cesare quel che è di Cesare, perché bravi nel pozzetto, bravi a pescare, ma bravi soprattutto a portarci sui pesci, no? Ci si prova, per ora mi sembra che sia andata molto bene. L'operazione è quella lì, no? La parte fondamentale è la pesca, perché si può avere le esche migliori, le montature migliori, ma se non si va dove c'è il pesce non serve a niente. Quindi in particolare una barca così impegnativa, perché è grande e quindi manovrarla non è una cosa semplice, portarla sul pesce, proprio sul sasso, o seguire dei percorsi adatti ai pelagici, è la chiave per poi andare al successo. Ci abbiamo un passaggio, in questo caso stiamo andando su un fondo fangoso, quindi senza grandi rocce, quindi non si vede presenza di pesce stanziale tipo identici, ma questa marcatura potrebbe essere una ricciola che ruota come al solito a una decina di metri dal fondo. Si lavora con passione e speriamo con successo, vediamo. Questa è un bel combattimento. Un'altra bella ricciola? Sì, è un'altra bella ricciola. La prima esperienza di Leo in canna alla ricciola. Vai Leo! Oh. Allora Leo? Si è fatta anche questa allora, eh? Prima esperienza? Ok. Allora come è andata? Un bel pesce, bel combattimento, una ricciola tra l'altro molto adatta a un consumo alimentare, perché è la taglia giusta per essere gestita, non un mostro come quella di ieri, e quindi felicissimi. Bel calamaro, presa larga, quindi nei posti dove sapevamo ci potevano essere. L'affondatore, bella cattura. L'affondatore ha fatto anche questa volta il suo mestiere. Ha fatto il suo mestiere. Canna a mezz'acqua e via. E via andare. È sempre la nostra pasta. Vi aspettiamo alla prossima avventura di pesca. E perché no? In compagnia del Team Connich.